notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Raffica di danneggiamenti a Vernio alle auto dei dipendenti di Banca Intesa. Il sindacato lancia l'allarme, i carabinieri indagano. Sentite che cosa sta succedendo. Carrozzerie graffiate, vernici scalfite con oggetti appuntiti, forse con delle chiavi o con dei chiodi. È successo almeno 4 volte nelle ultime settimane e per 4 volte a finire nel mirino degli atti vandalici sono stati dipendenti di Banca Intesa. Succede a Vernio, nel parcheggio pubblico di Via di Cavarzano, distante una manciata di metri dalla piazza del paese. Un paio le denunce contro ignoti presentate ai carabinieri. Episodi spiacevoli che costano diverse centinaia di euro ai proprietari delle auto danneggiate e che ora spingono il sindacato dei bancari Fisac CGL a prendere posizione. Purtroppo, si legge in un comunicato, lasciare l'auto fuori è un rischio dovunque, si può andare incontro a danneggiamenti di varia natura, tra cui i più frequenti sono quelli derivanti da atti vandalici. Ma quando questi atti sono ripetuti e perpetrati ogni giorno, sempre contro le auto dei dipendenti di una stessa banca che lavorano insieme nello stesso luogo, la cosa francamente diventa molto grave. È l'atto di uno squilibrato oppure sono atti intimidatori non contro le singole persone ma contro l'istituto di credito per il quale le singole persone lavorano? Oppure ancora peggio, continua Fisac CGL, è frutto del clima ostile che si è voluto creare contro le banche e contro chi ci lavora? Domande che al momento non hanno una risposta. Il parcheggio conta 13 stalli, pochi per un'area con molte abitazioni e diversi negozi, e allora qualcuno avanza un'altra ipotesi, e cioè che a muovere la mano del vandalo o dei vandali sia solo un banale motivo di conquista del posto auto. I carabinieri di Vernio stanno indagando, ma non sono emersi, almeno fino ad ora, elementi per dire che obiettivo degli atti vandalici sia la banca o il suo operato. La coincidenza però non convince il sindacato. Le persone che lavorano e che rappresentiamo, si legge ancora nel comunicato, lo fanno nel rispetto delle regole, della legge e soprattutto nel rispetto del cliente. Invitiamo la cittadinanza di Vernio a vigilare e a denunciare l'autore o gli autori di questi atti. Se qualcuno deve manifestare il proprio dissenso o reclamare per un disagio o un torto subito, deve farlo sempre nel rispetto delle regole. Ha impegnato una squadra di una decina di persone con alcuni mezzi fuori strada attrezzati con verricelli il salvataggio di una cavalla che sul Monte Maggiore si trovava in grande difficoltà. Un escursionista che stava percorrendo il crinale ha dato l'allarme dopo aver scoperto la cavalla sdraiata. Sono intervenute 2 veterinarie, una guardia ambientale e numerosi volontari. Probabilmente la cavalla stava cercando di partorire dal giorno prima senza però riuscirci, perché nel frattempo il puledro, ormai morto, era rimasto bloccato nelle pelvi della madre. Per poterlo estrarre le veterinarie hanno anestetizzato la cavalla grazie all'apposito fucile della Guardia Venatoria, poi è stata trasportata fino alla stalla della veterinaria per proseguire le cure del caso. Adesso la cavalla, una morella di circa 3 anni e mezzo, sta decisamente meglio. Parliamo del nuovo aeroporto di Firenze, ne parliamo perché di questo è l'argomento che ha affrontato oggi la Commissione Consiliare Controllo e Garanzia. Eleonora Barbieri. La via giudiziaria rappresenta ormai l'unica speranza che resta a Prato e agli altri comuni della Piana di stoppare il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze, che con la nuova pista porterà aerei in entrata e in uscita sui cieli di questi territori. A metà aprile al TAR della Toscana si terrà l'udienza per i ricorsi contro il decreto ministeriale di via da parte dei comitati e dei comuni, tra cui Prato, contrari al progetto. Di lì a poco arriverà la decisione dei giudici amministrativi. È quanto emerso nella seduta di oggi della Commissione Controllo le garanzie presieduta dalla capogruppo di Forza Italia Rita Pieri, che ha richiesto e ottenuto l'intervento del sindaco Matteo Biffoni alla luce del via libera all'opera da parte della conferenza dei servizi. Il primo cittadino ha ripercorso le ultime tappe di questa contorta vicenda e ha sottolineato che la contrarietà all'opera e i dubbi sulle competenze attribuite all'osservatorio ambientale sono state messi a verbale anche all'ultima conferenza dei servizi. Ma ormai è chiaro che la strada politica per fermare l'opera è sbarrata e resta in piedi solo quella fatta di carte bollate. Una beffa per Biffoni, che invece ha sempre preferito la prima e ha firmato il secondo ricorso al TAR solo dopo che Prato e Sesto Fiorentino sono state fatte fuori dall'osservatorio ambientale. Io l'ho sempre detto che è una sconfitta della politica e che secondo me appaltare, lo dico con grande rispetto per la competenza e professionalità dei giudici del TAR, una decisione così importante per i nostri territori, tutti, di Prato, di Campi, di Sesto, di Calenzano, di Firenze stessa, a un soggetto terzo, è per la politica una sconfitta. Io avrei voluto
dovuto essere lì dove si decidevano le cose e a controllare come le cose vengono fatte. Arriva alle stesse conclusioni Rita Pieri, firmataria di entrambi i ricorsi al TAR, quello contro il PIT e quello contro il decreto di via, ma lancia una frecciata al Movimento 5 Stelle che si è sempre dichiarato contrario all'ampliamento, ricordando che il governo, se vuole, può fermare il progetto tagliando i fondi a esso destinati. Un ministro, se dice di no, può assolutamente chiudere quel cassetto di finanziamenti previsti per l'aeroporto di Firenze e tenerlo chiuso, non lo riaprire e dire no all'aeroporto, all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Lavori in via Mozza sul Gorone, dove Publiacqua deve sostituire 500 metri di tubature, e allora per i prossimi 2 mesi cambia la viabilità. Sentite come da Alessandra Grati. Da questa mattina alle 11 via Mozza sul Gorone, direzione Ponte Datini, è diventata a senso unico, mentre il traffico in direzione contrario è stato deviato in via Paolini, dove è stato posizionato un semaforo sincronizzato con quello di via Bologna. Modifiche che dureranno per quasi 3 mesi, il tempo previsto per la sostituzione di 500 metri di tubatura di Publiacqua in via Mozza sul Gorone. Il cronoprogramma in realtà prevedeva che da oggi fino al 26 febbraio il traffico avrebbe dovuto passare per via Targetti. Il lavoro fatto durante il fine settimana ci ha permesso di evitare un'altra deviazione verso via Terracini. Cerchiamo di verificare stasera se la deviazione funziona, un po' di disagio chiaramente si avrà. Però speriamo, ecco, che il sistema regga. Le prime sensazioni sono positive, perché il cambio non ha prodotto delle code inizialmente, però chiaramente l'abbiamo fatto alle 11, un'ora ancora scarsa di traffico. Però ecco, diciamo, è la soluzione più indolore che potevamo mettere in atto in via Mozza sul Gorone. Intanto i commercianti della zona temono un calo degli affari. Prima era tutto regolare, avevano solo bloccato quel pezzettino all'inizio della via, poi improvvisamente non si vedevano più macchine passare e abbiamo capito il perché. Hanno messo il senso unico, hanno bloccato un senso di marcia e quindi noi ovviamente ne subiamo le conseguenze. E stamani almeno non ci siamo accorti, noi apriamo alle 8 e sinceramente noi abbiamo avuto persone, comunque si sono lamentati perché c'è la strada chiusa, devono lasciare la macchina dietro, comunque portare le cose a mano, però è un po' presto perché in effetti è il primo giorno. Terminati i lavori in via Mozza sul Gorone, inizieranno quelli in via del Ciglianuzzo, che dureranno almeno altre 7 settimane. 3 incidenti con feriti in poco più di 3 ore. In un caso un automobilista si è allontanato per essere però rintracciato in breve tempo dalla polizia municipale. Si tratta di un pratese di 61 anni a cui è stata ritirata la patente e che adesso rischia anche la denuncia per omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Bologna all'altezza del Fabbricone. Il 61enne ha tamponato l'auto condotta da una donna di 56 anni rimasta lievemente ferita. Inizialmente l'uomo si è fermato, poi però è scappato. La polizia municipale lo ha rintracciato perché nell'urto parte della sua targa è rimasta impressa sulla carrozzeria dell'altro veicolo. Da qui gli agenti sono risaliti all'uomo, che ha ammesso le proprie responsabilità. Pensioni, fisco, consulenza sotto casa, lo SPCGL apre un nuovo sportello a Seano. Eleonora Barbieri. Taglio del nastro questa mattina per la nuova sede dello SPCGL di Seano, che rafforza la propria presenza nell'area medicea. I sindaci di Carmignano e di Poggio a Caiano, Edoardo Prestanti e Francesco Pugelli, e il segretario provinciale dello SPI Luciano Lacaria hanno tenuto a battesimo i nuovi uffici di via Baccheretana 123, dove gli anziani potranno trovare informazioni, consulenza e servizi su fisco, pensioni e agevolazioni. Presente anche la segretaria toscana della categoria pensionati, Daniela Cappelli. Siccome noi non facciamo sondaggi telematici, preferiamo metterci la faccia, trovano persone che possano ascoltare e possano anche rispondere, perché ascoltare a volte è più importante anche di rispondere. Oltre 1500 iscritti nella zona medicea, di cui un terzo a Seano, SPCGL offre servizi completi per i pensionati. Molti pensionati non chiedono quello che gli spetta. Noi gli facciamo un controllo a tappeto. Quest'anno abbiamo recuperato oltre 500.000 euro, abbiamo controllato migliaia di posizioni personali e abbiamo trovato un 15-20% di persone
che non richiede quello che ha diritto. Noi li chiamiamo i diritti inespressi. Dal 1 aprile anche a Seano viene garantita la presenza del servizio INCA e CAF. Consulenza, informazioni e prenotazioni sono già attivi. L'ufficio è aperto da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Da un punto di vista, diciamo, politico, è una scelta coraggiosa. In un momento di recessione dove siamo tutti pessimisti, siamo tutti negativi, la CGIL, lo SPI della Federazione di Prato hanno voluto dare un input in maniera positiva. Perché i bisogni della gente sono sempre maggiori, quindi noi pensiamo di essere un grosso punto di riferimento per tutti i cittadini che hanno bisogno di tante cose. Il posto è strategico perché Seano si colloca in una situazione di confine fra Pistoia e anche la zona di Prato, per cui tante persone sono Tavola, Casini, Catena, possono venire qua e essere un punto di riferimento più vicino alle loro naturali sede di Prato e Quarrata. In arrivo novità per la ASL: dal prossimo 1 aprile verrà abolito il contributo di 10 euro per la digitalizzazione dovuto finora da tutti gli utenti per le prestazioni specialistiche di diagnostica per immagini. Il provvedimento è stato ufficializzato da una delibera approvata ieri dalla Giunta regionale. Il contributo di 10 euro era stato introdotto in seguito alla finanziaria del 2011 che imponeva alle regioni un gettito attraverso la di super ticket. Il contributo era dovuto da tutti gli utenti fino a un massimo di 30 euro l'anno e applicato anche alle prestazioni erogate in pronto soccorso a cui non segue il ricovero. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti e arrivederci.